Buongiorno, grazie per essere qua e soprattutto grazie per aver fatto tantissimi chilometri. È arrivata finalista 2 anni fa al Festival Voci Nuove di Castrocaro, è amata dai bambini, segue questo festival già da qualche anno. È con noi Tania Cervellieri, la cantantessa di Cattolica. Io odio le riprese, tocca farlo lo stesso. Allora, dal 2005 io ho iniziato a partecipare a diversi concorsi canori, ho iniziato a intraprendere le scuole di canto, e ho vinto alcuni concorsi, sia importanti che un po' meno importanti, e poi nel 2011 sono approdata a Voci Nuove, quindi Festival di Castrocaro, in diretta su Rai 1, condotto da Fabrizio Frizzi, al quale, diciamo fortunatamente, mi sono classificata terza e prima al televoto. Io vengo da Cattolica, provincia di Rimini. Sono venuta fino a qua grazie appunto a Katia Conficconi. Ah, fisicamente, ok. Sono venuta fino a qua con la macchina. Il mio viaggio è stato molto bello e rilassante in quanto ero in compagnia del mio amato morosino. Mattia con una T. Penso sia il mio moroso adesso da qualche parte in giro per il Grand Hotel. Avendo già partecipato al Festival Voci Nuove, pensavano che io potessi essere una giurata, insomma, come dire, abbastanza valida per poter far parte appunto della manifestazione. La mia canzone preferita è Think di Aretha Franklin. La mia nota preferita è il La. Perché quando pronuncio questa nota è bellissimo in quanto è aperta. You better think about what's trying to me, yeah, I think. Let your mind go, let your soul be free. Let's go back, let's go back, let's go away, I'm back way. Sara De Bartolomeo da Taranto. Che piccolina, vieni. Fantastica. Io mi chiamo Sara De Bartolomeo. Il mio curriculum, i concorsi li ho fatti in diverse piazze, in paesi, e poi sono andata quest'anno a San Fluoro e ho vinto il premio della critica. Vengo da Taranto. Sono venuta con dei miei amici e con la macchina a 9 posti. Il viaggio è stato divertente perché abbiamo sentito musiche, abbiamo parlato. Partecipo a questo concorso perché mi hanno chiamato loro e sono venuta qua per divertirmi. Jaghegge di Rita Pavone.
A me il genere mi piacciono le canzoni più movimentate. Abbiamo un riff che fa così, e questo riff vuol dire che il mio saluto è il gegege. La cantante, e poi vorrei fare la dottoressa per curare bambini adulti. Ti consumi in un giorno, nell'attesa di un addio. Lo so da me, qual è il tuo limite? Tutte le donne che vuoi, che hai, ma d'amore tu non muori mai, proprio mai. Solamente tu dimentica che è difficile. Grazie, grazie, grazie anche agli insegnanti e giuria. Un altro esercizio che faremo sempre marciando in questo modo, perché una volta che cominceremo a muoverci non lasceremo più che le gambe non lavorino, quindi lavoreremo sempre. Io sono sicura che tanti di voi lo faranno. Un altro esercizio molto bello, che trovo molto anche divertente, perché nascono anche delle situazioni divertenti con i bambini, è il lip roll. Qualcuno vi ha mai parlato del lip roll? Quindi abbinato alla marcia. In Eurovisione, allora, chiedi la telecamera o una fotocamera? Una fotocamera. Una fotocamera che fa i video. Ciao! Ciao a tutti! Io Simone Orlando e io. E lei sarà la mia. Ci sentiamo. Salve, buongiorno. Buongiorno. Siamo qua in attesa dell'esibizione delle ragazze. Arriva da Pesaro! Insomma, nelle Marche, abbastanza vicino, hai fatto presto, no? Ecco, tu quanti anni hai? 9. Mi chiamo Natascia De Gennaro, frequento la scuola Luigi Pirandello, via Nanterre. Mi sveglio la mattina, vado a scuola e dopo frequentando due tipi di scuole di canto non ho mai il tempo di frequentare, di far sport, quindi mi alleno da sola a casa, mentre canto faccio sport. Pesaro, in macchina. Castrocaro, sono venuta in auto. Lungo ma bello. Ottimo, breve. Perché mi piace trascorrere il tempo a parlare, a cantare. E... In assoluto, sono tante le mie canzoni preferite. Adoro la musica in generale, non saprei dirti. All At Once di Whitney Houston. Non ho una canzone preferita, però mi piacciono quelle forti. Il mio genere è pop italiano e melodico inglese. Quelli con degli acuti molto alti. Quello che succederà. Il salone, il padiglione delle feste di Castrocaro, e adesso vorrei chiedere al custode, immagino lei sia il custode, per avere qualche cenno storico, qualche cenno artistico di questa. Sto già chattando, lei non mi può fare, io cenni non ne faccio, anche perché suona, scusi il telefono, sì, pronto? Perini? Daniele? E cosa vuoi? Ah, c'è una taglia, ah non c'è una taglia di Santa Maria, no, voglio una taglia della sua camicia? Lei cos'è, una small? 42. 42. Ah, per la camicia di forza, la faccio un 40 che sta dentro. Chi è questo? È uno che vuol bene all'umanità. E gli vuol mettere la camicia di forza.
Matteo Fernando. Il mio curriculum. Allora, il mio curriculum è formato da diversi festival. Ho fatto nel 2009 il festival nel mio paese, San Giuseppe Marello, che sono stato il primo classificato. Poi nel 2010, poi ho fatto Musica Eventi in Tour, l'Aus Domini Festival, e che ho fatto sempre il primo classificato. La stessa cosa anche nell'edizione successiva, ho fatto sempre il primo. Poi recentemente nel 2012 ho fatto l'Eurokids, che è un festival internazionale da dove venivano da tutte le parti del mondo i concorrenti, e ho fatto il primo classificato nella mia categoria. E nel 2011 poi sono andato a Fatti Vostri, Rai 2, da Magalli, e poi adesso mi trovo qui a Castrocaro. Mi faccio danza e pianoforte, danza classica e contemporanea. Sono il nonno. Io vengo da Solofra, provincia di Avellino, Campania, in macchina, 6 ore di viaggio. È lungo, è molto... La mia canzone preferita, io preferisco, diciamo così, attualmente Renato Zero, magari. La mia nota preferita, forse il Do, voce così bassa. Amami come la terra e la pioggia d'estate. Un versetto così. Vabbè. Come se fossi la magari luce di un faro nel mare. Prendermi cura dei giorni tuoi. Svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai. Scegliere i nodi dentro di te. Allora, le ho le idee confuse. Allora, vorrei fare magari il cantante e il dottore, precisamente da grande pediatra. Penso che un po' di tutto perché l'ho fatto. Mi piace non mi resta più niente, mi resta solamente di, ecco qui, dedicarmi a mia nipote o degli altri nipoti e così aspettare che si fa un anno in più. Giorgio Di Marco, io ho partecipato a un concorso nazionale sempre di Saint Vincent e ho partecipato a diversi concorsi, faccio un liceo delle scienze umane e poi non faccio sport, mi passo nel canto e quindi continuo a fare il canto. Vengo da Camaiore, in provincia di Lucca. Sono arrivata con un pulmino, con il mio gruppo di canto. Il viaggio è stato bellissimo, abbiamo scherzato, riso e soprattutto cantato, perché voglio mettermi per l'ennesima volta alla prova per le mie capacità e confrontarmi con gente molto più brava di me per imparare sempre cose nuove. La mia canzone preferita è Quando nasce un amore. Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, sono come un bagliore, una stella che guardi, ma di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore è sempre la cantante, sarà il mio mestiere e spero di riuscire. Perché quando canto mi emoziono e troverò il mio posto. Se mi aspetterai, volete distanze, io ti prenderò. Thank you.
Alle Terme di Castrocaro da sempre sosteniamo e sponsorizziamo eventi legati al canto, dal Festival di Castrocaro al Festival Vocine Nuove che stiamo ospitando in questi giorni. All'interno della nostra struttura, nella Clinica del Benessere, il percorso Long Life Voice è una risposta a tutte le persone che utilizzano la voce come strumento di lavoro, soprattutto per i cantanti, ma non solo. Con questo percorso, dall'alimentazione alla postura, al corretto stile di vita nel movimento e a una valutazione diagnostica sulle proprie corde vocali, nasce il percorso per una risposta integrata che parte dalla proprietà delle nostre acque termali che da sempre agiscono sulle mucose per sfiammare e in questo caso per rendere le corde vocali pronte ad una riabilitazione che fa recuperare la potenza vocale e sicuramente la salute. Dieci minuti. Tanto io vado in TV, vedi? Mi chiamo Chiara Maria De Micheli. Faccio il primo liceo scientifico, studio canto da 2 anni, faccio numerosi concorsi e mi piace tanto cantare. Vengo da Casarano, in provincia di Lecce, Salento, con la macchina. 10 ore, stancante, molto stancante, sto per andare a rifarla. Che domanda. Forse The Promise di Tracy Chapman. Le parole. If you may believe, na 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 na. Na 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 na. Questa è la canzone. Perché quando canto suono tremo. Perché tremo, perché non mi succede mai. E ci canterai? E se domani, Divina. E se domani. E se domani. Ok, perfetto. Se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Buongiorno a lei. Come va? Non c'è male. Il mio nome è Daniela Catenacci e sono presidente dell'associazione Proloco, organizzazione del Festival Gallo d'Oro di Gallo di Petriano in provincia di Pesaro, nelle Marche. Hai ragione, scusami. Sei cattivo, sei severo. Io non sono abituata a fare queste cose. Vengo da Gallo di Petriano, in provincia di Pesaro, nelle Marche. Collaboriamo da diversi anni con il Festival in macchina. Il viaggio è stato tranquillo. Collaboriamo con questo festival perché nel nostro festival partecipano da tanti anni bambini di tutte le età e abbiamo stretto questa sorta di collaborazione. Rock and Roll Train degli AC/DC, il Do, perché è la prima della scala. La mia canzone preferita è una canzone che mi dà tanta carica, sia... no, non è il caso. Può essere sufficiente. Sono impiegata commerciale in un'azienda che si occupa di cucine perché non ho trovato di meglio
vedi, questo è il classico triangolo della muerte. Allora cosa dite? Mi è piaciuto quando abbiamo fatto la ginnastica stamattina e mi è piaciuto quando... Quindi il piegamento. Un'altra cosa molto bella, molto divertente ma anche molto impegnativa è uno squat. Questo, quindi tenete la braccia avanti, il vostro corpo vi dà equilibrio. Quindi scendiamo, ci pieghiamo sulle ginocchia e nascono veramente sempre dei momenti molto simpatici qua. Inspiriamo e giù. E la mia passione più grande è il canto e basta. Vengo da Borghi, in provincia di Forlì Cesena. In macchina. Io partecipo a questo concorso perché la mia passione più grande è il canto e quindi vorrei coltivarla facendo concorsi. La mia canzone preferita è che mi colpisca di più sia I Will Always Love You di Whitney Houston. Sulla scala, non lo so, il La, perché non so, perché è una nota che mi piace. Da grande vorrei farla cantante. Perché? Perché... Ascoltami. Tu per lei sei un giocattolo. Il capriccio di un attimo. Lucia Battistini. Grazie. Alle vocine nuove di Castrocaro by Katia Conficoni. Io mi chiamo Katia Conficoni, curriculum artistico, artistico è ricchissimo, ci vuole una settimana, avete una settimana di tempo. Stringo, faccio le vocine da 10 anni e la cosa più bella che sto facendo in questo momento è che mi appassiona tanto. Da Castrocaro Terme. Ah, sono venuta in macchina con la mia 500 con gli sportelli con scritto vocine nuove. Comodo, tranquillo, penso di aver impiegato un minuto. Mi piace la musica perché vivo Castrocaro, che è la città della musica, perché siamo famosi in tutta Italia e forse anche oltre per il festival Voci Nuove, perché non fare un festival dedicato ai bambini? Aiuto! Se parliamo seriamente, vado su la cura di Battiato. Una, do, perché è abbastanza importante. No, vi prego, ce l'ho in mente, ma mi vergogno, sono stonata. Mogol è un bravissimo autore, stonatissimo. Io sono un'organizzatrice, stonatissima. Mi curerò tutte le tue... La bonaccia d'agosto, non mi viene, aiuto, non mi viene, sono troppo stanca. Dalle giustizie, dagli inganni del tuo tempo, non mi ricordo. Ah, da grande continuare con vocine fino a una grandissima esplosione. Perché mi piace, mi diverto, mi piace la musica, i bambini, organizzare, fare, andare fuori in tutta Italia, cercare bimbi, farli cantare, vederli felici, divertiti. Thank you.
Ciao. Stai mangiando una cicca? Sì. Vitella. Dov'è? Io faccio la quinta elementare e il mio sport è danza, faccio anche canto, ho partecipato a vari concorsi come il Gallo d'Oro, il Solarolo Festival, Vocine Nuove di Castrocaro, Mia Martini, il Gallo d'Oro. Vengo da Montelabate, provincia di Pesaro. E io sono venuta fino a qua perché... Ah, ok, in auto. Con mia sorella, mio padre e mia madre. Partecipo a questo concorso perché l'ho cercato tramite Facebook. La mia canzone preferita è Dove sono i colori di Alessandra Amoroso. Non lo so, il Do diesis, perché la nota dove arrivo. Dove sono i colori, le parole che respiri dentro le canzoni? Dove sono gli errori? Eravamo dentro invece adesso siamo fuori. Da grande vorrei fare la stilista e la cantante. La stilista perché mi piace molto disegnare i vestiti, anche perché poi mia mamma cuce vestiti, quindi mi piace anche guardarla quando li cuce per me e mia sorella. Se mi sto perdendo e a me stessa non ci tengo, e ce ne vuole di pazienza con un tipo come me che non sa più fare a meno un amico come te. Cioè, fai la foto col papà. Ma che bello, ma che bravi bimbi. L'hai dedicata al tuo papà, ma che meraviglia, queste sono cose emozionanti. Devi essere contenta, Katia, che hai creato questa cosa, ma che bello. Vocine nuove di Castrocaro. Tipo vocine nuove di Castrocaro, una cosa di questo tipo. Dunque, un gesto, pensiamo a qualcosa che si deve sviluppare verso, quindi, vocine nuove di Castrocaro. Un po' banale. Vocine nuove di Castrocaro. Si sente una canzone. Vocine nuove di Castrocaro. Vocine nuove di Castrocaro. Vocine nuove di Castrocaro. Basito? Vocine nuove. Vocine nuove di Castrocaro. Vocine nuove di Castrocaro. Vocine nuove di Castrocaro. Perché mi chiesi di piangere. Vocine nuove di Castrocaro.